Credo che questa manifestazione oggi qui a Roma tra CISL e UIL serva appunto per dare dimostrazione anche all'altra organizzazione, cioè alla CGIL in questo caso, no? Di tutti i casini che hanno combinato in questi giorni, per far capire che comunque se dobbiamo fare le cose fatte bene per dare delle risposte ai lavoratori e anche alle scelte di questo governo che comunque sta lavorando contro, diciamo, i lavoratori, bisogna essere uniti e andare avanti insieme. Penso che la CISL sta tentando una iniziativa coraggiosa e importante con le categorie che sono unite forse per la prima volta per una linea strategica che ci porterà, credo, anche a dimostrare che oltre alle idee e alle capacità politiche e organizzative abbiamo anche una capacità comunque di mobilitazione anche dei nostri iscritti, dei nostri lavoratori. Cioè, gli attacchi alla CISL in queste settimane sono una cosa deplorevole, speriamo che comunque tutto il sindacato confederale, al di là della diversità delle opinioni, riesca a trovare le ragioni storiche che l'hanno portato a essere, voglio dire, uno dei movimenti di emancipazione, di libertà e di democrazia in questo paese. E la sfida che oggi noi vorremmo affidare al sfidare il governo rispetto ai temi importanti del fisco e dei costi della politica, che deve essere in qualche modo messa sotto controllo, perché con questa crisi non possiamo permetterci, voglio dire, di chiedere ai lavoratori, chiedere alla povera gente di fare ulteriori sacrifici, mentre invece in altre parti del paese, nei palazzi piuttosto che nella politica, si continui comunque a litigare e a interessarsi d'altro. Manifestazione, migliaia e migliaia di uomini, di donne, di giovani anziani, a chiedere più equità attraverso una grande riforma del fisco che metta al centro lavoro, e più lavoro, più sviluppo per questo paese. Queste persone, questi uomini e queste donne sono la speranza. Tanta affluenza di gente, siamo qua oltre 400 rappresentanti della CISL di Bergamo. È una grande giornata per segnare sia sul versante dei contenuti, meno fisco, più lavoro, più sviluppo, con proposte serie, raggiungibili, obiettivi praticabili. Quindi una grande vertenza che CISL e UIL aprono con il governo e con tutti gli interlocutori sociali. L'altro anche una protesta pacifica, democratica, e soprattutto in questi momenti di tensione penso che sia un grande segnale di risposta a tutti quelli che usano invece la protesta, la violenza per porre i problemi. Una manifestazione fatta di migliaia di persone che hanno serenità, proposte, convinzione e fermezza per conseguirle. È la manifestazione del volto di un vero sindacato riformista che assume le sfide e i problemi veri dei lavoratori e chiede risposte. Veramente una bella pagina per il sindacalismo italiano.
Una manifestazione molto, molto, molto partecipata. Noi avevamo già segnali di grande adesione, ma oggi siamo veramente oltre ogni previsione, oltre ogni limite. E questo risponde a tanti problemi che in questo momento riguardano il lavoro. Dà fiducia a una linea di correttezza, di responsabilità, di concretezza contro ogni aggressione, contro ogni violenza. Dà fiducia anche a un sindacato che deve essere sicuramente unito, ma nel pluralismo, non nell'egemonia di qualcuno su qualche altro. E dà soprattutto un messaggio anche al governo: questa gente, gente che tutti i giorni fa il suo dovere, gente che ogni mattina dà un contributo per tenere insieme il paese con il suo lavoro, con la sua fatica, questa gente deve essere ascoltata, le tasse vanno ridotte, il lavoro va sostenuto. Un grazie di cuore, perché qui oggi c'è il sindacato senza aggettivi, quello che difende le persone, il sindacato fatto da persone, il sindacato che difende le persone anche quando le cose non sono semplici e facili, anche nei momenti di crisi, per garantire loro un minimo di assistenza, per garantire loro la possibilità di trovare un nuovo lavoro. Quanti temporali in questa grande piazza, quante belle facce, le facce del sindacalismo italiano, facce serene, forti, facce libere, la speranza d'Italia, la speranza del mondo del lavoro. Quante strade che affluiscono in questa piazza sono piene di nostre amiche e di nostri amici, soprattutto a loro e a voi tutti in piazza, un grazie per averci consentito di dimostrare quanto il sindacalismo libero, autonomo, riformatore ha radici larghe, profonde nella società italiana. E la risposta migliore è questa. E la risposta a realtà minoritarie ma rumorose, col nostro silenzio, con la nostra serenità, dimostriamo di essere, perché questo rappresenta questa piazza. Grazie. La maggioranza del sindacalismo italiano, la UIL e la CIS sono la maggioranza del sindacalismo italiano. I politici che hanno dimenticato di dover essere loro i servitori del paese e non i cittadini i loro servitori. Viva l'Italia, viva il sindacalismo libero, autonomo, democratico, viva il sindacalismo riformatore. Qui è la base di questa forza che trasformerà il lavoro e l'Italia.